Su Instagram è possibile caricare i nostri video anche da desktop, programmandoli e utilizzando uno strumento che è Creator Studio di Facebook. Come farlo? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti su Social Video Marketing, io sono Manami e come ogni giovedì alle 13 siamo qui per comprendere insieme come realizzare social video sempre più efficaci, innanzitutto a partire da questo aggeggio qui che è il nostro telefono che abbiamo in tasca tutti i giorni, da inserire nelle strategie marketing delle nostre attività per migliorarle, per ottenere più pubblico, per ottenere più engagement, più coinvolgimento e soprattutto, visto che siamo imprenditori, per ottenere più dindini, più soldi, più fatturato. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e allerta la campanella per essere sicuro di ricevere le notifiche su tutti i nuovi prossimi video, contenuti che pubblichiamo settimanalmente proprio per aiutarti a migliorare nel tuo social video marketing. Inoltre, lo dico in tutti i video, ma magari te lo sei perso, ti è sfuggito, puoi trovare su mobilevideomarketing.it la guida definitiva per video efficaci proprio con il tuo telefono. Perché definitiva? Non perché sia la soluzione di tutti i tuoi mali né una bacchetta magica, ma perché contiene quelli che sono i 12 elementi indispensabili per poter realizzare un video veramente efficace con il tuo telefono a prescindere dal livello di esperienza a cui tu sei arrivato in questo momento. Questo è il secondo video della serie Caricare video su Instagram. Nel primo video, che puoi trovare qui sopra ma puoi trovare anche nel link in descrizione, abbiamo visto come caricare un video su Instagram nelle stories, nei post o sui IGTV direttamente dal tuo telefono. Invece in questo video andiamo a vedere come poterlo fare utilizzando il Creator Studio di Facebook, per cui quello strumento che ci dà l'opportunità di gestire la programmazione dei nostri contenuti all'interno di Instagram direttamente da desktop. Per poterlo fare dobbiamo dunque utilizzare quello che è il nostro computer, che è qui davanti a me, per cui ci buttiamo nello schermo del computer e iniziamo a vedere come pubblicare i nostri video sia nei post, per cui nel feed di Instagram, sia sui IGTV. Ed eccoci di fronte al computer. Per prima cosa dobbiamo andare a questo indirizzo, che è business.facebook.com/creatorstudio, senza la S finale. Nel momento in cui siamo atterrati su questa pagina, se abbiamo già fatto il collegamento col nostro account di Instagram, potrai vedere che qui sopra appariranno due icone, quella di Facebook e quella di Instagram. In questo caso noi andiamo a cliccare quella di Instagram. Ecco che atterriamo direttamente in quella che è la libreria di contenuti e i post collegati direttamente alla nostra pagina, che in questo caso è Mobile Video Marketing. Qui possiamo vedere tutta la libreria dei nostri contenuti divisi tra tutti i contenuti, il tab solo video, il tab foto, il tab carosello, il tab storie e il tab IGTV. A questo punto sulla sinistra abbiamo il pulsante crea post e ci dà la possibilità di creare post per il feed di Instagram o il feed o IGTV. Per cui partiamo direttamente dal feed di Instagram, ci clicchiamo sopra, ecco che ci si apre questa tab in cui andare a scrivere la didascalia, per cui la caption del nostro post, e cosa interessante, ci dà quanti caratteri abbiamo ancora a disposizione, quante menzioni abbiamo ancora a disposizione, per cui quante persone possiamo taggare, e quanti hashtag abbiamo a disposizione. Ci dà la possibilità di aggiungere il luogo, di aggiungere quelle che sono le nostre emoji, di conseguenza di poter aggiungere quello che è il contenuto che vogliamo pubblicare e poter selezionare se vogliamo pubblicare questo stesso contenuto anche su Facebook. Partiamo direttamente dall'aggiunta del contenuto, ci dà la possibilità di scegliere dai file caricati o dalla pagina di Facebook. Noi in questo caso vogliamo caricare un nuovo file, andiamo a selezionare il video che volevamo utilizzare ed ecco qui che l'abbiamo caricato in questo momento, ci dà l'anteprima. Possiamo eventualmente aggiungere altri contenuti per creare un carosello, per cui per creare una galleria di contenuti e non un contenuto singolo. Ci andiamo a prendere una descrizione, una caption già salvata in precedenza, la aggiungiamo qui,
ci dà quanti appunto caratteri abbiamo ancora a disposizione, le menzioni e quanti hashtag abbiamo ancora a disposizione. A questo punto che cosa possiamo fare? Andiamo sul tab immagine di copertina e ci dà l'opportunità di scegliere una diversa immagine di copertina rispetto a quella che aveva selezionato in precedenza. Non solo, se non ci va bene nessuna delle immagini che lui ha selezionato, abbiamo l'opportunità, a differenza del caricamento tramite mobile, di caricare un'immagine di copertina personalizzata, andandola appunto a selezionare e poterla caricare. Torniamo su informazioni sul post. In questo caso non seleziona il primo frame che avevamo caricato all'interno del video, per cui diciamo che in questo momento ci va bene quella che ha selezionato, altrimenti la potremmo appunto caricare come abbiamo appena visto. Poi nelle impostazioni avanzate invece abbiamo la possibilità di disattivare i commenti, in questo caso noi li attiviamo, e di taggare eventualmente quello che è un partner commerciale, per cui nel caso in cui il nostro video fosse un video in collaborazione, fosse un video in cui stiamo promozionando un determinato prodotto o servizio. A questo punto qui in basso a destra abbiamo la possibilità o di pubblicare direttamente oppure di programmare il post in maniera tale che esca in un determinato giorno. Noi in questo caso non lo vogliamo programmare, oppure di salvarlo come bozza per poterlo lavorare in un secondo momento. In questo momento noi lo salviamo come bozza. Il salvataggio del nostro post come bozza è in corso, nel momento in cui avrà finito, ecco che è finito, lo troviamo direttamente pubblicato qui. Per cui nel momento in cui lo abbiamo qui, lo potremo andare a selezionare, lo potremo pubblicare, lo potremo eliminare o modificare oppure visualizzare, e in questo caso ci farà vedere un'anteprima con però il player in formato 16 noni, anche se il nostro video è quadrato. Non vi preoccupate, perché nel momento in cui caricate un video che è quadrato, un video che è in 4 quinti, direttamente verrà pubblicato con quell'aspetto, per cui questa è giusto una schermata di anteprima. Nel caso in cui lo volessimo modificare, possiamo cliccare direttamente qui su modifica post, oppure torniamo indietro e andiamo a cliccare su modifica da qui, e di nuovo abbiamo le impostazioni sulla la possibilità di modificare la caption e la possibilità di modificare quelle che sono le impostazioni avanzate. Non abbiamo più la possibilità di modificare l'immagine di copertina. Ah, cosa importante, anche qui i video per essere pubblicati nel feed di Instagram, per cui come post, devono avere un massimo di durata di 60 secondi, per cui tutti i video superiori ai 60 secondi avremo l'opportunità di pubblicare i primi 60 sul feed e gli ulteriori su IGTV. Abbiamo visto che in questa modalità è estremamente semplice e intuitivo caricare un post nel feed di Instagram. Ammettiamo invece di voler pubblicare un video su IGTV. Andiamo a cliccare, selezioniamo IGTV. Allora, innanzitutto, nel momento in cui ci si è aperta la tab, possiamo andare ad aggiungere quello che è il nostro titolo. Andiamo a metterci la nostra descrizione. Molto interessante, perché qui direttamente il Creator Studio ci propone: visualizza i requisiti del video di IGTV. Se ci clicchiamo sopra, ci apre questa pagina dei contenuti di supporto di Facebook collegati a Instagram, quindi help instagram.com, e ci dice quali sono i requisiti per i video da caricare su IGTV. Ci dice che i video devono avere una durata minima di un minuto. La durata massima del video può essere 15 minuti se caricato da un dispositivo mobile e 60 minuti se caricato dal web, quindi da Creator Studio. I video devono essere in formato MP4, i video possono essere in formato 9 sedicesimi o in formato 16 noni, e i video devono avere una frequenza di fotogrammi minima di 30 fps e una risoluzione minima di in HD, quindi da 720 pixel. La dimensione massima del video con durata pari o inferiore a 10 minuti è di 650 mega. Invece la dimensione massima del video con durata fino a 60 minuti è 3.6 giga. Qui poi, come vedi, come potete vedere, ci sono altri contenuti di approfondimento, ma torniamo al Creator Studio, andiamo a selezionare dai file caricati, ci andiamo a selezionare il video che vogliamo pubblicare. In questo momento sta iniziando l'upload e qui sotto vediamo la percentuale di completamento dell'upload.
Poi possiamo andare a selezionare quella che è l'immagine personalizzata di copertina per poter visualizzare, eccole qui, nel momento in cui l'upload è arrivato a un determinato punto ci fa comparire quelli che sono i frame che possiamo selezionare, ma noi andiamo a caricare un'immagine personalizzata, utilizziamo questa e poi ci chiede se vogliamo condividere l'anteprima nel feed, quindi vuol dire che i primi 60 secondi di questo video verranno pubblicati nel feed di Instagram. Se deselezioniamo, il video verrà caricato solo ed esclusivamente su IGTV. E anche qui ci dà la possibilità di pubblicare anche sulla nostra pagina. Ora, per quanto riguarda la copertina che noi andiamo a realizzare per IGTV, è bene realizzare una copertina in formato 9/16, quindi in formato verticale, ma tenendo a mente che noi, come già detto anche nel precedente video, dobbiamo fare in modo che la parte centrale, per cui la parte centrale della nostra copertina, sia ottimizzata anche per la visualizzazione nel feed. E fra poco vi faccio vedere effettivamente di che cosa sto parlando. A quel punto possiamo decidere se pubblicare, programmare o salvare come bozza. In questo caso salviamo come bozza. Il video che in questo momento ho provato a caricare è un video che avevo già caricato in precedenza, per cui ci andiamo ad aprire il nostro Instagram sempre da desktop ed ecco qui, nel momento in cui andiamo a pescare il video in questione, vi faccio vedere il discorso della copertina. Questa è la copertina che si vede in formato quadrato, è la copertina che abbiamo appena pubblicato. Qui ci dà la possibilità di vedere i primi 60 secondi, ma ci fa vedere che è anche, con l'iconcina qui in alto sulla destra, che è anche un video di Instagram TV. Se andiamo invece direttamente a vedere il contenuto su IGTV, lo cerchiamo, ecco qui che la copertina è direttamente in formato verticale. Per cui cosa significa? Noi andiamo a realizzare una copertina in formato verticale, ma facendo in modo che la parte centrale, per cui la parte quadrata, sia ottimizzata appunto per la visualizzazione quadrata che abbiamo visto appunto prima nel feed di Instagram, che è esattamente questa qui. Con questo abbiamo terminato le modalità e le impostazioni per la pubblicazione dei nostri video su Instagram direttamente da desktop utilizzando il Creator Studio di Facebook. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, metti un like in maniera tale da farmi comprendere che questi contenuti ti piacciono. Scrivimi nei commenti i tuoi eventuali dubbi, perplessità o domande su come utilizzare queste funzionalità e qual è la tua modalità di utilizzo e di caricamento dei video proprio all'interno di Instagram. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e allerta la campanella per ricevere le notifiche sui video che settimanalmente pubblichiamo. Ti ricordo che ogni giovedì pubblichiamo una guida, un tutorial, un approfondimento sul social video marketing e su come realizzare video sempre più efficaci utilizzando appunto innanzitutto il tuo telefono che è in tasca tutti i giorni. E per poter approfondire su mobilevideomarketing.it puoi scaricare la guida definitiva per video efficaci con il telefono, mentre il lunedì e il venerdì sempre su questo canale va in onda il format Imprenditori in Video in diretta, un format in cui intervistiamo in collaborazione con Tom's Hardware imprenditori e professionisti che utilizzano una comunicazione efficace e utilizzano i social video per creare più coinvolgimento con il proprio pubblico. E il mercoledì sempre alle 14 questo stesso format va in onda sul canale di Tom's Hardware. Con questo è veramente tutto con il video di oggi, noi ci rivediamo domani in diretta e giovedì prossimo con un nuovo video, un nuovo tutorial appunto sul social video marketing. Salute!